Men piacere s'avisse prima d'vera la garona soddisfazione della mia famiglia. Al cartel, le mie amici il cartel, lei sulla porta, scritto in grano. Il fiume da sé. E a luna? A luna stasera da parlare perché sbirla di te. Agostino, prima sarà da vera e siccome voi brasi in pià, a sbirli come te. Al cartello di smia si apre da sé. Regina Bagat focata la cellula fotoelettrica. E che niente da fa, oh. Una soddisfazione che è una soddisfazione in tada mia. Buone, buone. Ma che soddisfazione vuole dati in che? Insomma, me ho fatto un aggeggio, passerà la porta e te che da fava il piacere da mia sbirlare di te. Si chiude da sé. Replay. Che bella salata! A tua data lei la soddisfazione? No! Ah, che bella salata! A te da dire senza tenere in giro! Agostino, ho un soddisfatto! Ho fatto finché e te pensi all'invenzione per usare una porta! Perché beh, è la mia una bella comunità! Talmente colpa tua, pensa da far morta al fam! È scritto! Iscanà anche se per e per mia permette una sola comunità. Agostino, rassegna. Anno. Che smangia? Perché in più smangia? Siete messo appugnati in soffreg? È l'abitudine senza uri. A clura che in l'ica ha smazzolato in soffreg. Tutti dè? Tutti dè, sì al messiur. E una volta al fa manca di un'altra. Alla stessa ora? Alla stessa ora. Vacca cane, mi tolè puntuale il tempo. Allora ci ho bisogno più che mangiare. Vabbè, dipende da quel che punto la ca benito. Oh, dipende da benito? Oh, ma la capivo, là. Scusa, presidente, mi vuoi dire che in benito ci sia qua di fetta a fabbrica. No, di chi perché io non dici. Benito, bastone la vecchiaia a tuo padre. Va a fare a guadagnare giornata per cercare di sfamare la tua famiglia. Un l'alba fuori e vieni in re con la farina latte. Ieri il suo carriere al completo e a lui la mia torta. A se le andava mutua e si inventò una malattia. A lui gli ha dato un cartone a farina latte. Gli ha dato con lei e lui l'ha portata a casa. Ah sì? Allora lui che si inventa un'altra malattia e lui che ti manda un pistone. E ne altri stasera cosa mangiugna? Un'intramuscolare e penicillina? Regina, dimmi la verità, a chi è il fiume? No, ma stamirami. Però guarda, tra un fiume e benito e un percorso da 30 anni fa, per me preferisci un bel percorso. La carne è debole, e me hai capito la sangue, se fosse solamente un fiume. Ma lì, visto che te per me mi fa questa collaborazione, lì lo diveni da mia al messaggio. A che ragione? Al tuo sangue la tala Giuliana, cura le proprie lanfossi. Ma in duella, cosa fa la tua tal vetera qua? Al secco dove da lì, mia contenta con la fa. Lile, la flicca, la compra il più tempo a strada. Tav direc al succedimento, agli te. A tav direc alla compra pa strada. Ma in due vada tu tal te, cosa sperla? Regina, te tal sei mai che me. La Giuliana, lei in trattativi con culca la messa incinta. In trattativi? E te da stecchi a inventare di passare una porta? Ma perché a lei, cosa garascia la fa? Da, di! Ma il padar, daga degli sberli, la vaga da lui da canton. Fa di al nun da quel disgrazia là, e di da scusala.
Regina, te dal monte al Ghemolk non c'è da grande hotel. Gli è cambiato il tempo, la messiore. Ma che il mondo si divide poi in padri e figli, in maggiorenni o minorenni. La Giuliana, la bella maggiorenne, non pensa. E le tre tratate col padre da suo ragazzo. Regina, questa è la realtà. Nuata, con questa chiesa, vado a mi trovo a finire. Ma che la castana d'una ti aspetta un fiore? Sì, va bene, non la tutta vuoi da fare. E vuoi andare a fare a sbagliare su in mano? E vuoi andare a porta a porta a mandare a sfuggire? Ma sì, chi è che ha messo incinta la fiora d'Agostino a Fossi? No, no, per carità. Aspettum l'esito di trattativi. Se un bella da respitare da 7 mesi, e vi farei in sua faccia, aspettum altri 7 mesi. E sa basta mia, aspetto un canasso al buten, aspetto un calcrasa, calfaga il soldato, e poi hai da confare i trattativi. Agostino, me son che casa vuoi aspita. Benito, tratta il mio da laureare. T'affirè che anche se siamo laureare la carta degli album economico. E la Giuliana, la punti via di trattativi. T'affirè che la cavarà. Ah, le tre fa la guerra di Nero, 7 mesi d'anticamera, tal direi che presto o tardi alla ricerca. E te s'aguetta con l'invenzione, parmela sempre bene, farina lattea, capisci, niente, acqua calda. Oh, finalmente ragionamento serio, Tutto viso al giornale. Che verrò un brutto inverno. Per Nutella, lei da me sta di sempre la stessa roba? No, è giornale che sei per così. E te le bella me sta di sempre la stessa giornale? Regina, io debbo verificare. Perché, con una scusa di giornale di una dea pelle, ognuno ha scritto col canoe. Tanto è, col caldisi in a problema con mia me. No. Io debbo verificare, perché strans di robi sicuri al mondo glielo. Che i ragazzi di Sion nascono dopo 9 mesi e che a Natale hanno il pacco di cura. Fra il resto, l'è tutto da controllare. In vero bro, io verifico. Vedi te, assetti me ad un frutto a te. Fa un po' frastiglia. E allora, senti mia, da spinsa la panciera in tanti giorni. Ma la pupà che di volta ho fatto un patto, La sera la panciera, dal della giornale e me leggi, Ma guarda, quando fare il contratto, a se non mi nago. Adesso mi dottuma e poi te non capite che comincia a far freddo, Va bene, allora adotteremo l'orario invernale. Un'altra roba, a fatti i metodi di tiracchi. E ho trovato di me? Te? Ma quanti questi tiracchi che non sono incontrati, Oh, quelli di me, a mia regalati, Beniamino Gigli, quelli di Sofra, la tosta a sociale. Ma, la chiedo a voi. Cosa? Guarda. Ma che bello! Ma che bello! Si sta proprio bravo, mio ragazzo! Ma come fa? Ma è il perché tu vai? Si sta proprio veramente bravo! E fammi la bella comunità! Ma regina che è una bella comunità! Ma che bella comunità! No? Comincia la sigla, a visitare la tua bisciocca che mi ricordi che tu non ti ritenevi. Allora, i tiracchi. Ma la comunità è tutta merito di tutti i tiracchi. Ma li tiracchi per nemmeno Gigli? Si chiude da sé. Ma che spargai, ma perché i tiracchi? Genitri, famosi! Vabbè, in un gioco di alla bella comodità! Sa che insisti proprio a me, smonti anche lì, però devi cosa guadagna?
al massimo a pergere di ieri, un paio di tirati o tagliati. E ne ho avuto foia me. Ma li dici a tirare su con una corda, eh? Sono sempre più schermi, Robin, che per 30 anni prima. Ecco, vabbè, così la comunità sarà anche una vera roba, mi dico no. Come mani mia, ha già più frutti in capanza, se potete dire che la sua disposizione per i tirati celebri, sono te e il mio ragazzo di Robin, che è da 30 anni prima, ecco. Ma me pari a Londra venire, me pari all'artista. Ma di chi te lo sai anche a te che quando avvenne l'ispirazione che andrà a vedere, ricorda bene quando ho inventato un sistema da far dare le macchine con metà benzina, tutti dava, e cosa non bruciava? Io bruciava la poitona. E sei la poitona? Intanto in atta, ora si può modere a pagare i debiti. Però, che bella, perché oltre che a Cusimapò, sono l'indotto per ferri, guarda che San Fosbia sta, perché dopo un per chilometro che c'è Pao a feu, no, un'altra adesso starà su da te come agnelli. Altro dì, però a me so che a me, senza di tirati, mi sono non finì, a che era fissa la sua detta con la firma, che era. Spero, ma te si vive sperandole, eh? Io sei smesso, aspetto un la lettera lei. Io sono da piso. L'arriva passa il mano, ma mai non torna il prode Anselmo. Regina, guarda che il finanziamento, la spuncia mia da me con Clater, eh? Vedi, i vecchi li sarà tre aspettati, senta, usa visi tecnici. E te dimmi, ti fai tecnica dal suo parere? Se l'invenzioni la mia destra. Una roba è l'invenzione e un'altra è il prototipo. È vera che è il campione che vede. Però devi, ti dammi soldi per comprare un clarinetto, un pedale, una bombola d'aria compressa, il tubo e il boccaglio da sommozzatore e mezzo al prototipo. Ma è l'idea, è l'invenzione con la caduta. Regine, non c'è il segreto, eh? Metto un buon sistema che cambi il mondo a me. Guarda che l'asma bronchiale e l'enfisema polmonare gli sarà preso al solo un tacco, perché fino a me, pur che avrà l'asma e l'enfisema, gli potrà suonare mute macco. Ma che bello! La sera da parlare! Ma che meraviglia! Ma chi la fa? Secondo te chi? Ma chi sarà stato? Chi più ne sa stare? Chi più ne sa stare? Secondo Benito Sergio, cosa fa per mandare che arriva a te? Al nome in municipio, no? A me scattava in piedi! No, ma ti fa cambiare cognome! Di riconoscimento di paternità! Ma se stai sempre? Oh, sì, mamma! E stai in fondo? Ma sì, mi ti abito su presentare! Anzi, ma veramente non so neanche a presentare! Ma si risiede nel fiore, che spittai quando arrivo e fa, si giunta, a di qui ora. Oh, finalmente la buona notizia! Sì, la sarà una buona notizia, ma mi mia fa da ora, eh! No, di che? Dica e ti mia fa da ora? No. No, ascolto Benito, ma a taglia su in te mascotta fabbrica? No, veramente è una roba lunga da spiegare. Sì, te comincia! Allora. Messo mandarenta, cioè vedrei che cominciavamo a scaricare per il vagone, quando io ero con due barbisti. Due barbisti? Ma chi è la guardia? No, li guardi e gli di dopo. E allora? Allora arriva con lei con i barbisti e fa, fermi tutti a casa. Allora bene, faccio via in capo. Va avanti? Oh, bella qui. Ah, ha detto che ha fatto lungo? Ma perché col cacchetti? Ma lei è un fatto lungo, perché chi l'ha, io vorrei chi discute. Che si gasdonga mia qua, di gamba mia per fuori. Insomma, ascolto un Benito, me ogni amore capì niente. Vedi, i barbisti,
A chi eri ste barbini? I barbini gli erano venuto fessi con lui me. Adesso può fare una bella rivida. Chi là? Gli era là che scaricava il vagone. Sì, se l'autorizzazione lo fece il collocamento. Ah, perché mio da ridere la sera. Ma a voi poi neanche andrebbe. Regina, a pardoni. Che c'è il frutto di cuore che tua madre l'aveva fatto. Agostino! Ma mica! Ma neghi tutti da una mica in basta, che è il boom economico e con stupi tempo proprio che ti fanno usciti due, era mia in regola. Insomma, ma mica. Ma potevo almeno cercare una qual'altra parte? Insomma, ma mica fuori ha fatto il capire, pupà, che me in chiedersi di mia, perché quando hanno presenti come al capello, gli ucciai, mi vanno agli eventi elettuali, si per vergogna e loro in te smia. Al massimo mi perdiamo un po' dappertutto. Ma io ho fatto il pretura! La zia mi ha mandato la laurea con gli indiozzi. E allora cavolo gli ucciai! Se invece di fissare gli strani, fissi muro. Insomma, ascolto, di cosa avete fatto tua materia? Mamma. Azzendava molto. Mamma, al papà scherzo che ha messo la stupida invece mi ha ballato. E allora sono andato a mutua. Marca visita in che ho portato a capo. La farei galate? No, il pastiglio di Valda. Oh mio signore! E me ad andare da Fabuia era il pastiglio di Valda? Sì, la messiura, a chi a Fabuia le colpi delle madri ricadono sui figli. Aspirumi pronti. Me ne scopriva di senso. Ma ho cagato i medi. Aggiungare la disca però non proprio in vera. Adesso giornale a tuo comodo? Sì, allora, ma che giornale che abbia ragione? Mi va triste in vera a garoni bronchi sa. Beh, a me non era come i bronchi, ma il Marseille. Ma metti il capo di venti e li magni vite, ma gli è di là. Andiamo là. Miccia, Miccia, aiuto, aiuto. Ma era bisgata, se l'ha fatta male? Ma no, ma che via che tu stai vita! Perché me la sbragai? Ma vorrei ciucare! E lì la ciucca ci apre la biscosa, eh? E non male chi era mio! Ma perché è mia? Io ho mandato a fare culà! Cosa, in vita? Se non mi andrei a parlare di vita! Ma in vita mi si sbraga! Certo! E quando la roba la sbraga, la spada la città. Anche in vita? Anche tu! Ah, pure, ma sali mia, sono zio. Me, purtroppo, dopo la disgrazia, ho subito sprendito, un po'. Per i bambini? Ecco, bravo, proprio, a che te mia la parola giusta, e mi dà una mano, grazie. Prego, prego. Ma che disgrazia, signor, che disgrazia. Ma mia, completamente il bambino. No, solamente un po'. La testa la mia famiglia per tanto. Insomma, per cercare di vedere la ciappala viscosa, la breve tramzò alla porta. A proposito, signora, ma quando slagate di dentro che la ciappa mia la viscosa, perché la porta si chiude da sé. Ma sverla anche da parlare? No, ma sai il man, me male, la facatà, la cellula fotoelettrica. Ma le bravo! Ma mio, anche mortacci le bravo! Che bella fronte! Mortacci! Micio! Micio! Sura! Ma chi cerchi è? I gatti! I gatti? Sì! I gatti in casa fossi? Piacere, mortacci! Ah, piacere mio! Prima in due andate che mi era tanti di gatti, in due andate lì! Il mangiaggio sta anche qui! Ma i gatti? Sì, sì! Un momento, ma ricordami che hai un magliatto di piantino! I gatti in gatti! Perché alla sacca è arrivata che siamo in campagna, e l'ora che comincia a fare fraschini, vabbè, spiace. Però che adesso cosa da fare a te con il marloschè? Perché le dentro chi dal marloschè? Sì! Che ma solo perché gli viene dentro? Ma per io, prego! Ma comunque, gli dentro!
Dimmi che adesso tu rindrei. Chi? Già! Beh, ma è via che ti in piazza. Ma da te? Ah, ma la sei lì Ah, ma questo è una umilia te. Sì, ma neanche una umilia di mandare, ecco. Ecco, tu mi sei che avevi un gatto in terra. Ecco, ma ti tracatta dal marrone. Usa pensè che al pensa. Ma lì, capirei che mi cala voglio portarci. E il baracus in piazza ci mangiò a me. Sante, sante. Ciura, grida mia, a piedi ti torna in re. No, andiamo a torna mia, poi ci vedi. Ciura, ma adesso per prendi troppi, già va bene, ma qui c'è fine di schirlo. Ma a chi te la segna? Andiamo a torna mia, poi in re. A piedi c'è più di una mano. Ma puoi sempre andare a tre. Ah, che disgrazia, grazie, ma che disgrazia. Ma vedi che è arrivata a sì una famiglia felice. Né avevo da scampare in età e con la salute. Sì, me invece a son da parme, senza il mio. La vedita! Perché fatta ridita? No, sicuramente me posso andare a sbagliare per me. Ma no, ma digli mia Brodilne, la fatta ridita tan grossa, te le no. Sì, ma l'amore più se bella, cara la messiura. Ma io ero in tanti a cedere fa una bella ridita, a lì per me giù. Mi guarderò sua figlia, ma la guarda, perché c'è il tanto. Ma con tanti bricaiscio, tanti curi, e da zini, sta mia reda, cara, se finta reda. Pensa a me come su dalla macchina. Scusate, signora, ma... Parli anche una ironia, Reda? Perché parlò, l'era la morte. Ah, ma io la crassi mia, che mi mare quando veni qua, algava una palotula tra cura e riunione, né dentro né fuori, a spodermi operare, eh? Inoperabile! Il dottore mi ha fatto un consulto e poi mi ha dato la notizia. Sciura, al più scarpace in tal, ma di bontale. Niente emozioni, niente movimento brusco, niente stranità di colpa tua, niente amore! Povero! E povero me, scusate. Ah, vabbè, la prima roba che ho fatto è la ungessata KB. Chi? Metto chi? A me ovo. A l'ungessata al collo al più. Sì, signora, arvintato. All'indaluata. Perché tu smetti con l'indaria, quel c'è preso un pestifero, ho fatto il murale destri e grido molti a là, che da viare alla carpa, per Natale, per Pasqua, al saramice dei pinti al mare. Ah sì, ho da via la radio, per me fino a qua in notizia, alla tutta sturbata, niente visiti, niente giornali, niente robe di tanti. Calma, Peggers. Dejò, che zico, te, con la calma e il giusto, a ta scarpi gentà. Povero, lui nel divertimento, lì era la sidella. Cosa? La sidella, chi presenta la sidella? No. Lo fa due in la camera da lei. Beh, regina, la sidella, lei, col bagaglio, che presenta di macello, I trovo per partire sui venti. Bravo, proprio se, sì. L'ho fatto a me per la camera da lei. Con i suoi bei ricordi. E siccome lui può dirmi a fare discorso, alla mattina quando tagliare da lì da solo, mi girare la manorca. Alle issa! E l'orso. Andiamo a alla sera poi a fare l'operazione inversa. Cala! E non so cosa so. Signora, per l'intanto fa girare i manetti e che la sera di lei, Giovanni, perché ti fa la ridita? Forse, signora, la cosa l'ha fatta che sono sotto l'inasello. Ma lui sta, e che se non vinta? Magari il vostro uomo si è tradito il puntevole e fa otto che la propria mia carne. Ed è sbronfenico il scurri pulché.
Ai morti, mordi alla nostra cruz! A tu la nani tre? Beh, mi desamò altro, eh? Ah! Ma guarda la mia testa! E che mia marlos! Ma che mia marlos! Ma Dio, signor, ma guarda! Ho messo il marlos in salloculo dal porgio, eh? Ma butti più in gatto! Ecce! Mamma sola, ma un mal bello trattare por Giovanni in faccia al sonno eterno con dal marlos? Ma Dio, signor, adesso cosa fa? Adesso cosa fa? Allora, beh, tu mi vedi al cimitero, tu mi sei il marlos e ma ti do più. Bravo, che bella mente. A chi la soluzione parò di problema. Che bella frumba. Beh, adesso mi va, eh? Sì, sì. Sta bene. Regina, rassorna la regna che stasera sbagliano al marloge. No, guarda, mi da sio marduzì, a mangiare al marloge dal povero Giovanni. Voglio sentire bene? Sì. Sbagliano al marloge? Certo, io bene e provvede. E dove è? Un mito in riva, in te fanata sul legno. Ecco, va bene. Ho un po' d'antipasto, A te fa bene, i capo di me. Allora, mi te l'andata di dentro, idratativi. Ah, che mia madre. Te la dicevi lì? Sì. Allora, finalmente ti ha parlato insieme? Sì. Oh. Dopo sei mesi d'anticamera, anche mia madre. La guerra di Nero non vicina. Ana, no? Insomma. E quando mangiù ti confermi. Allora, così decisi. Da te che il canetti in contrario può scusare. Edvest? In linea ad massima. No, scusa, cosa vuol dire in linea ad massima? Da te che prima da verificare certi robe, la messa in posizione. Dimmi? Da te che prima ti tenga il gadanasa per vedere se è la somiglianza. Salve che assomiglia, che da essere simpatico e poco, perché mi è da credere no. L'ezione da te che dopo si avvirà. Mamma, cosa vuoi da fare? Che più te mi piace mia? Ti fa impressione perché appena una sigla la testa vi slonga. Ma te che da lì chiedete più te in quanti nasi che però dopo pian piano è giusta. Sei solamente te, ser mascolo. E allora cosa fumia? Ma sei chi gana pensa allora, eh? Un l'albero che più te la somiglia e che la fa la norma non è di seconde. Ma spenda a to, quindi no che lavora tutto il tempo. Agli altri dico da dormire su orizzonte, Sì, con su l'alla ora sei. Cinque ore d'anticamera per sette mesi. Me ho un salito a fare cesta. Ho imparato a memoria, levare il salto il dolore. E ho fatto anche ginnastica. In anticamera? Sì, però quando che era sogno, quando che la gente ambarò. Ai, sto buon tesoro. E Giuliano se lo vedo. Ma Clonk ogni tanto addiva tre, a lei povesto? Sì, anche in che? Beh, c'è il sempre disposto? Sì, la disposta è disposta a scusare, ma anche a sé mi posso. E lei insulta, Le nobile, l'andata a lei. E donna? E te, allora? Ma papà, le vecchie, che almeno 50 anni. Ma no, Giuliana, no, ma 50 anni le mie, le madure. E posso tu? Le mie in che, no? La pelvessa è una sistemazione per te, hai più te al nasma no, te la tua sposa, e me finalmente potrò far finanziare il prototipo del clarinetto pedale. No, hai fatto l'anima in pace per il mio più te. Un'altra ciuccata, mi devo e poi prendo la porta. E lì sta calma, allora? Sì. Allora di niente. Prego. Ma che bello. Ha preso da un'altra volta. Alla sera mi scendi. Ma le bella. Oh,
È la brigata un'altra volta? No, a me la porti in stradina. Ma posso controllare? Sì, sì, guarda. No, le mie con sfiducia, eh? Ma lì per voi che ti volti la testa, eh? Ma mi raccomandi, la preghiera per la buon'anima. Ma ovvi? A mazzera sempre, pregi e opere di bene. Ma come da voi prima da dare garba? Scusa, signora, ma al posto non lo so un bel po'? Insomma... No, perché me mi stiamo fuori in vettura, la porta della è una roba da niente. Lei, ma l'avete l'assedio di niente? No. A parlo un fatto di invenzione che alla prima cannonata di Piemontese da Zolte è nata così. E poi con lei le diamo niente. Sì, con lei il clarinetto pedale d'Agostino a Fossi? No. L'invenzione dal secolo. Adesso un esempio. Dunque, va di l'asma bronchiale. No, veramente, dopo la disgrazia, assumo solamente un po' stitica. Ma no, signora, me ne sei. Va di l'asma bronchiale. Ma l'ho detta no. Signora, al ser per fare esempi. Sì, ma puoi dire fare esempi con la stitica essa? No. E allora fermi da voi. No. Finalmente. Allora, vedi l'asma bronchiale e la vocazione per suonare il clarinetto. Adesso, zitta roba. Con l'asma bronchiale, ha spesso suonato il clarinetto? E non scandì che dopo la disgrazia me l'abbia avuto suonare il clarinetto? Signora, per piacere, fai una grazia da fare un stas d'esempi che vedi guadagnare da viva suonando il clarinetto. E le parlè a me l'asma bronchiale. Zin, ve, cosa fè? Niente, ascolti l'esempio. Zin, l'esempio l'è lì. Me lo fa una domanda. Se i dottori proibessero da suonare il clarinetto, ve, cosa fè? Cosa faglia? Ma ne li andai a te, clarinetto a pedale, d'Agostino a Fossi. Allora. Una bombola d'aria compressa con le rubature a pressione la vengo legata con tubi plastica al clarinetto. E dai, ne potete stare in mia suonare al clarinetto, a posti mia! Agostino, te il tuo clarinetto! Giuro, a giuri, ne suonano mai al clarinetto! Ma signora, vedi, mia niente suonare! Mi piace mia gli esempi da fare, ecco, opere di bene. Unica lasciuta fare, opere di bene. Va bene, fu finta cavalla del niente, eh? Fu opere di bene, però fu in compagnia, ecco. Voidman, andiamo a portare i fiori in sta tomba da tua a contarci? Sì, ma tutti te. Ecco, mi raccomandi anche i gatti. Ma sensata. Ecco, però, una roba, eh? Mi raccomandi, andiamo a Glos, adesso me e magari i fratelli. Andiamo per informare e magari fosse un doli per pensare, eh? Li trasporti anche di un'altra fuori bene ai gatti. Meno male che ho cantato la parola e ci ringrazio, no? Grazie. Ringrazio con Sant'On che piuttosto, bella fro. La Madonna la spada d'essa porto il caffè ai poveri creatori lei. E te sa va, eh? A scatuma il manco e porti il marlo. Stai bene. E che pronti in tavola? Abbonati, pupà. Sì. E anche per i che è come rimediare. Grazie, lo va. Poi, ma contiene al fosforo, eh? E con che quel per violata, per me specialmente, che lavori con la testa. Per lì, a me ragazza, per lì. Se ti trovo in qualche corinetto, trasporta più il tono. A Benito e paga arriva anche alla lettera. Spero, spero. Ah, Benito! Ah. Te sbattini, invece di cercare di andare a lavorare, a quanti saltati in quota? Ma come vuoi, Antonio? Ma vedi due o tre ore a far strada, in una qualche parte, la strada vai a tre dal cimitero. Però, mi raccomando, fa cera, ti voglio dire. Beh, e ti da far mentire la verità? Fino a quando arriva mia la lettera, eh? Ho
capito, al salarmi talessi. E c'è il tempo un po'? Come andrò al servizio per cercare da dare a mangiare alla sua famiglia e lei mi darà in grazia con la faccia a lei. E dopo mi disse io al garibut. Che il dita, che il dita. No, che? Che? No, mi che? Una volta mi pensavi era farfalla. Ma runda nemica, razzi, a che la cavalli mia sta cadrena. Adesso invece mi pare di fare. E con la testa che la parcola non vuoi montarci, era preciso. A farle, caro amici, che la vetta le mette a sbagliare, le 90 centimetri invece che c'è. Ma che è pronta, tavola! Non so poco. Non so poco. Santa Benito, la provvidenza la sa mia mandata, Sam. Adesso una folla di gatto, ma non mi dal marrosto e ti vea. A mangiare un cul che il signor la smanderà. Giovanni, se va a me a sfondire la bella massa. Vai a Benito. Però che la sposta a di fratelli. Meno male che hai un'altra speranza. Perché? Quali è di teatri? Ma l'impressione dal papà e la Giuliana che si scusa. Anche a mia speranza mi ha creduto poco. È in tanca da accedere anche in cura topata. E ho capito che resta appena con da vedo, Ma lì è... Dile la vita, dile la piena so, e la ghia tutto in barca, ma pensate solo a me, magna di banchi e cucchia di apporto. Magna Benito, magna dai! Papà, a me un'idea. A te? A me, sì, perché? Perché il Marlos l'ha fatto ammirare. Parchendo un mio bain bain. Benito, sta mia di ti stupidati. No, ma pensai a solo a me. Io altro, dormi in banca, rubo un 500-600 milioni e poi fu un po' niente in cascampo. Ma dai, che ti altala? Tu, Bresina, una volta che tu fiori il verbo che per mia di la stupidata, ti puoi caltare. Ma cosa di? Ma dillo il di, d'andare in banca. Va bene, la mia detta ma sa suo padre, L'ha detta appena di andare in banca. E Benito va avanti, mi metto il mio madre, l'idea la piace. Tu, ma te sei buono da scassinare avanti? Oh, ma per mia una gran testa, Fa ascoltare. Allora, mio madre, primo, perché andava dentro in banca. Secondo, tagliare il fil da là. Terzo, bella la porta blindata. Quarto e ultimo, agli ferra. E siamo qua, e le forze. Ma sta. Lascia che colpusa zinsa il tuo signor vagavanti. Un'altra roba, Benito. Le mie che te abbia bella pensare che ti sfanda dentro i becchi, che hai fin dall'arme, vero la cassaforte, le sue sotte come gli affermi, Sì, signore. Prova di ma... A tante chi vanno a te? No, perché vanno a te? Dimmi adesso. No, perché alcun bisogna far vanno a te. Ecco, alcun può far bella male, se bel fior voi. Né di Venere, né di Marte. Bisogna far vanardè. Ma perché? Ma perché che la spanna curta? Allora, mi vedrei? Io vado andando dentro in banca al vanardè sera, al secondo, al vanardè no, al sabato e la domenica per l'ora. E poi bisogna anche che sia un bel temporale. In dubbio. Ma che scoperto, ma in cielo, no? È sempre il famoso vanardè. Sì, signor, sempre il vanardè. Ascolto, Benito, se per caso il temporale giù a te non mi sdeva la mia? Va mia bene. Insomma, spiego, perché a cadessa che a tempura vanno a te o meno no? Ma per staccare il sistema d'allarme! Allora, a chi fa caso, tutti gli uomini che è in tempura, che è da mia alta, come sono riusciti? Allora, io vedrei, gli uomini assumi in banca, vanno a te o meno no, a spitum, che è la seconda o la terza tronata, ma va che sono riusciti. Appena lo so, voi mi urate con una tnaia. Beh. Ma stai fin dall'armi, a zero.
quando mi sono venuto in tre, se la venuto in tre, lo dammi solo per. Benito, le mie che inviti da seccata al posto, appagano più la tecnica, ne? Mamma, me balocchi, a balocchi! Benito, ma rompi la porta per l'interno. Guarda, carta ferrate, dinamite, fiamma ossidrica, acidi, per me va tutto bene. Però, dato che a quel temporale mi dirò di trovare la dinamite, a se ciò che quel passato è andato un anno. Allora, tanto partire sul fortuna. A Galessa Panardè, Galessa del temporale, sì. Poi Leni li gara tira via corrente, quando è andata su un bar dentro in banca, aspetto una tronata a partire ai fini dell'allarme e nata fa sciupare la dinamite. Cosa dite della mia idea? Benito, adesso che era lì un'altra roba. Una roba da poca, una stupida. Cosa? Di un caffè, anda dentro le banche. Papà, a te ne sono la piatta. Questa che è l'unica roba che mi viene in da me. No, mi hai chiamato no, cretino. Ma perché te che mi dia più se buona? Sì, me so adesso. Anzi, me so. Ma dici, ma è roba da vado? E chi lo porta al menù lo porta. Vorrei andare a Rubaibanca, eh? Oh, avevo fatto una banda! Vorrei andare a Rubaibanca! Ma vai, gli stai magliale, dai! Posso fare la giornata a chi si guida? Vorrei andare a Ruba? Sì, vedi chi da sì! Qua! Panardè! No, subito! Aspetta un Panardè, gli stai! Guarda, mega sto anche in più, però al piattadin mi to fu! Se è necessaria da sire. A mio effetto avere una cassa mi dà. Con l'invenzione con trovare a barba quando un trattò teatro a Rossini quando fa l'assedio di Gareta. Ma guarda che è mia una zona bombardata, oh! E poi mi effetto te hai figli dall'anno. Con una telefonata che t'ha fare te. Agostino il Marlos dei tre. Ma mi te fumi andate. Attraversa l'acquedotto. Attraversa l'acquedotto? Sì, ma allora andò a mettere per la rubinetta d'acqua. E stessa là? Benito! E c'è il ciocca fura più sedda metro. La famiglia. Me do l'idea per sta finalmente bene e lei invece di essere contenta, Agostino. Impara a far morto a fam. Agostino, li tirati, li cavo la firma il Beniamino Gigli. I fiori. Cusché porta il ciai e il vasco e ben a capo di campione da dottor vietati alla vendita. La fiore. Al prim cretino che passa in macchina alla tessola la porta fa il giro e dopo di mesi non è una cartellinata di aspetta che ragazzi. Ma mi chi se l'ha detto? A voi tan bene, o se no la carne è debole, o se non era tan bene, no, al gavo una decapottabile russa, con una trazione anteriore e infine a disco, e la favo in 280 ore. Ma lì capina che è arrivata sia una si sfortuna, e che insomma che spesa se penso mi è arrivata, che il nostro metter è 90 cm invece che c'è. Va bene. Avoro, guarda per me! Però dopo una soddisfazione di Natale, eh! Qualche mese di soddisfazione, ma no, sempre andato! Però per via di viaggi, niente, andiamo prima! Agostino, aspetta un banardè, aspetta un catruna! No, sì! Ma quello da lì a me? Guardi! Ma lui non mi casca di bravi! Mi ha reso con i mani! Ma non vai in banca, sono i bravi qua! Con la pancia troppo grossa! Ho detto ti! A fuori da me quando vuole che metta 90 centimetri!
ad andare. Ma me anche devi andare fuori alla fontana. Oddio, beh, oh, non puoi dire che almeno fastidi. Passavano fumo di là? No, passavi mia fino a quando sono mie danno al figlio.
Ma cosa? Come gli vado ricordo a me che era la cesi tua sciolta, scusa? Dio me le male vera, ti gata c'è una banca. Beh, ma che bel momento sta! Ma sono di Rumengo Banca, sono di faccio un gatto di Romeo qui, eh! Guarda che posso sentire un taramone! Vediamo che vedrei, dai, dai! Allora, dopo! Oh, ecco che ti, già! Papà, a cosa si fa un ma te per fatto il cocabio! Dopo, tu che vedi, eh! Da quel momento che la parola d'ordine è sincronismo. Sincronismo? Sincronismo. 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 Va bene. Ogni movimento deve essere calcolato al millesimo e al secondo. Va bene. Allora, il corpo di tenaglia lo dobbiamo dare le. Che te le? Oh, ma lei è la corrente, eh! Adesso vedi tutta che era fatta. Dunque, te abbiamo bisogno di cammina. A giri a destra e dopo 50 metri attaccati in scalata preda, di scale, attaccati su da un'altra cammina, a la tiri su e se proprio davanti alla macelleria. E tu ti dai corso a fare la strada e vedi il custode dal palazzo Banca e ti dica c'è un operario in lene che gli fa il controllo. Oh, per fare l'operazione che è esattamente 10 minuti. Al custode la porta sempre e ti annuncia l'impianto e poi ti so e ti fai una telefonata. Aspetta che cosa. No, perché la norma, fino a che è dolce, ma fino a un certo punto, perché cosa che è? Ma non so dove la disco al telefono. Faccio un discorso, voi mi mate, a sta brutti, sta scaglia con il naima. Beh. Te fai la telefonata e poi tu mi sono in te, che è esattamente 3 minuti, partire via corrente e tutto il palazzo. Appena te ti stati corrente, nuata, tra, dai un sincronismo, a te la leva so, 30 secondi, e porta da su. A Thomas te, let me, no, mentre te, hai capito? Sì, ma sono mia stupido, però, perché vuoi da fare una telefonata? Ma per far capire che è qualcosa che non mia, vedi, tu non mi è stato donato in pace da scraia, aspetta che te ti stacca il corrente, eh? E con lì, siccome a custode le mie cretino, la trasmia che a cose quali convenienti. Adesso tu c'è. Però piano. Se al telefono se c'è qualcosa che va via, anche da trovare la parola d'ordine. Anche da lì, i fusibili sono a posto. E allora noi altri, in dato un caso che studierò qualcosa d'altro. Se invece, ma tu bene vedi, ora cambio i fusibili. No, che adesso il fusibile è via. E se il custode le lega al tascuto, potrà dire qual sospetto, no? Ma adesso che sono da cambiare la parola d'ordine? No, sto cambi e fo mia da confusione. Sa che è qualcosa che va mia? I fusibili sono a posto. Oh, Valentino, ma tu vuoi dire quanto mi fria da in parto da voi? Che vedi qua? Oh, spenga mia la stacca corrente. Aspetta un attimo, do. Tocco un che c'è fare i propri operari da voi, eh? Ricordati a telefonare che qua tu, quanti anni parlo solo che è? Quinta solo, e cinque di un'altra? No, perché quinta solo, me e cinque di un'altra? Perché te te sta l'organizzatore, e di un'altra sono in là, eh? Ah, se me la faccio in più, no? Va bene, la persona è la persona dell'anno, eh? E va da là, va, vai che sta grande, eh? Sì. C'è pronto? Dai! Al cupson, eh? Dai! No! Dai! Pronti? Pronti? Casarossi? No, avete sbagliato il numero. Oh, scusate. Prego. Dai. Ma non è il 66-15-00? No, questo è il 222945. Ma guarda che roba, ho tagliato il culo. Scusate. Ma niente, capita, sa, con questi telefoni.
Non si può riuscire, non si fa. Con la banca del monte, dai. Ho fatto che ho fatto un po' numero rosse e rispondo alla banca. Ma come? Sono ancora aperte? No, no, sono chiuse. E volevo dire, perché voi ci siete? Ci ho potrei fare l'inventario, va bene? Ah, ecco, ecco. E dai, un bilancio volete dire? Il bilancio. Non che voglio muovermi uno tutto, ma uno che esprime con proprietà di linguaggio. Io sono un insegnante, sapete? Ah, sì? E perciò, se non pensa, voi dovete operare in termini corretti per la vostra attività. Scusate, che mestiere fate? Te l'ho detto, un insegnante. E perciò, siccome avete sbagliato, mi sono permesso di correre. No, 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 ma scusa, se che voi mi ha sbagliato, pullevelo, questo è. Voi avete detto inventario, io ho corretto il bilancio. Sì, sì, ma voi avete sbagliato, sbagliato il numero. Questo fatto discorso e vi faccio le mie scuse. Prego. E il bilancio? Ma lo fate quest'ora? Ah, che già, già. Non per il problema, per il vostro corpo. Ma qualche sacrificio da parte vostra si spiega benissimo. Bancari, la categoria meglio pagata. Quanti sono? 18 stipendi. Sì, circa, circa. E i privilegiati? Altro che i poveri professori. Non dico che siamo ridotti alla fame, ma per adempiere a quei compiti di quello che è una vera missione. Questa critica sui denti arrivati, questa critica ci fanno esprimere. No, Jerry, che sì, siete proprio missionari, tant'è vero che me mandereste in Africa. No, non esageriamo. Dicevo che è che ci volete fare, direttore. È la nostra vita. Voi siete direttore, però. No? Sì, per servirla. Beh, chi ci volete fare? Beh, scusate tanto, eh. Buon bilancio, dai. E buonanotte. Sì, buon Natale. Ma te pensa se ora che la fai a fare il teatro? Che pesa mo? No, no, pesa prima che poi chiamare. Dai, 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 no, su sicuro che sono. Alla ragazza, al marcio l'aria. Adesso la vado in montagna. Ma lì, a capire che ci vado in un bagno a barno. Come senti una roba che? Sì, dai, leva so, respira. Lei, proprio. Lei. Dai, respira, respira, respira. Ma dai. Ma qui mi sono galera. Nella foglia, va, 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 scusate Benito, risponda a te. Beh, dai, cosa devi? Dai, 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 Benito, risponde, dai, dai. Me. Pronti? Casa Rossi? Ho Benito, se te, pronti? Per piacere, mi passa. Ma se te, Benito? No, scenario. Benito, se te? No, però, Benito, sì, mi prendi. Chi è? Brandi! Ascolta, ma perché dico di Brandi che c'è cavallo? Pronto? Chi cercate? Oh, Mario, finalmente! No, chi cercate? Mario Rossi! Ma scusa, forse penso mi spiega ben malgrado di me, perché tu idea che la vita del bel certo che gusta la banca del monte. Oppure A, V, capi mia, B, capi un po' in verità, C, a chi dà tenda per, nei quali casi A, B o C, V, a singri in bambì. Ho sentito bene, mi avete dimenticato dell'intervento. Sì, lo so. Non so se ve ne rendete conto, ma qui si configura l'atto di Giulia. Ma ne configurate con voi. L'importante è che fai il numero grossi e che sapete che mi rompere i cosiddetti? No, no, può essere. Aspetta, che caldetti bel c'è, che se la cresta più si è fesa in me. Posso tagliare? Benedetti coglioni! Posso tagliare? Guarda a me che va finché tu mi so bocca, eh? Parole santi! Mamma lo sei! La sei intatta, ragazza, la sei! Basta te! A di chi cominciava a rompere che io altro adesso? Resiste, dai! Ma vabbè! Sì, mi prendi, che faccio? Beh, se no, cosa ti? Dico che te ne vuoi! Beh, ma a me è il mia! Ma direi che la mia testa fa, amici, se rispondo!
Ma ne di Mael, ma quando che lei custode che la presenta parla così, lo danno a parlare con la centrale. Benito Zenase, che tiene a parlare con la centrale? Papà, sente? Benito me con la centrale. Dai. E che tiene a trovare la parola d'ordine? Ah sì, sì, è vero, va a mancare. Sì, e spraia più se forte, se oltre che il custode, se ti ha tutto al palazzo. Ma il custode che è mio, eh? Ah no, perché i due? Ma è allora vi insieme, no? Giusto che? Ma certo. Allora dai che noi facciamo brutto, eh? Qua, pronto, oh, mi raccomandi, eh? Pronto, pronto. Ma tutta la forza che tieni. La mia principale. La tutta pensi di me? Tutta di quando mi tattaglia. Che è? Che è? Beh, mamma, cos'è? Cosa va a passare? Ma cosa vuol che sia passare? Mezzo minuto. Oh, mi raccomandi, eh? Sì, sì. Dai, hai da essere... No, 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 no. Preciso. La mia... Le mie mascherie, cos'è che le mie mascherie? Ma così dovesse entrare le mie lei, ma cosa più si c'entra? Qui zanno vero a me e cinque più altri. Ma che campo, ma lo che c'è? Entra a lei e viene a furtone, guarda. Cosa sarà secondo te? Allora, me, ma oggi è trufo, me ne dite 600 o 100 milioni da vedere. Però con da fare i robi legali a sì, eh? Sì, sì, sì. E con da fare il tipo a quello che uno sa quel armatissimo intorno e neanche una palanca da po', eh? Prima tutta qua! Vabbè, uno era la prima roba, e fu un 6 milioni. Lo che 10 milioni prima, 10 milioni prima in serio, qua al partito, fa un 6 milioni. Ma è pochi, Gustavo! No, se dunque uno ci può arrivare? 450, 450. Vabbè, allora come se ha un dom a 500 milioni e che si parla dopo, gli è poco. Scusa, ma venito, tutta la tre fatti. Oddio, ma c'è un po'. Un pazzo! Da la traiata che la che la venire da nostra famiglia. Sì, sì. Sempre un? Pro. Uno. Due. Tre. Sì.
cucce grosse erano mie. Non la sacca. Adesso sta stupido, che è il punto vero. Regina, guardati ciò che ha. Te l'ho cosa vuoi da fare, la trindula? Che va a te se ne la fa con catechì. Ma te scusa, ma te, spera davvero in questa maniera lei? Guarda che hai mica messo una porta che hai mica appunto debole, eh? Chi è? Tu, chi è che è qua? Il Santinè? No, no. E te ne vorrei. Oh, senti che me qua è la te? Hai quei doni di dita? Ma... che è quei doni di dita? Vengo, vengo! Ultima mi dovevo andare a sentire. Ma che bello, non sbeva questo che. Ma cosa fai, Benetta? E a che? A di ragione, a di la perdonare. Me ha comprato lui, e a te pal passa con una cosa in acca. Se fa spartire un maraschè. Ma chi tu vuoi andare a sentire? Ma che bello, non sbeva, li viene a usneva. Vera! Sciura, le mie facce, vera, eh? Sciura, dalla vostra banda, per caso, avete una manopola con tre lampadini? Una verde, una rossa e una gialla? Sì, la vera, per il semaforo! Ah, allora, per vera, la dita vera, non sta niente! Oh, la porta te, la vera, il sistema smetta! Sì. A chi la fa il salto della quaglia? No, parlare alla porta, la dita fa il salto della quaglia. Ma per me, che dopo la disgrazia se parete, ha cambiato il nome di una sanità? La disgrazia? Sì! Mi ha portato la sala mia? La vado da Marlosso, da Mirdaccio! Ma no, signora, ma quando avvieni il salto della quaglia, non è mica che avvieni la sultana, eh? Ah, meno male! Non avremmo ancora una vera. Scusate, ora, ma lì era la vera Mondaci? Sì, su te, e non ti sì. Ma Agostino Fossi, tu di là! Ma guarda che combinazione! Ma devi mangiare che si le dita! Ma hai mai smangato i denti? Sicuro che avessi, io vede e provvede. Allora, signora, stai attenti al salto della quaglia. Allora, ciappi in mano la manopola e se fa tre gira a destra e tre gira a sinistra. Però mi raccomandi, ogni giro che fa è chi ne sa tanto blu. Prima il vento, poi il rosso e poi il giallo. Ma la capì? Sì. La prova. E un. E due. E tre. Ma che testa! Ma che robi! Ma costa di
Ma sì, è questa che sì, la misura stavolta. Ma chi invadorbe che robi? Ma me, quando sono venuta via da Calostra, assumita da che? E vedendo tutti qui che sono diventati in allineati, abbiamo un cartino da catare in la cappella del cimitero. E il resto che ci voleva fare? E chi la fa curare? Ma sì, sì. Oh, che robi! Ma fu passionale. Tu faccia una vita, che ti stufa via! Adesso fa una vita buona, eh? Fiora, a regolamento, a sforma mia di andare fuori dalla porta principale, perché è tardi. E che è andata fuori dalla porta sicurezza. Tu vuoi andare? Da dove va, sì. Da grada, pure ci va. Ecco, mi raccomandi, di un 100 metri a destra, mi raccomandi. Stai tenendo dove vado di me, eh? Sarebbe, da sentire un matman, quando porti il marrosso. Sì. Entrate, e tu l'hai preso? Tutti, sì, vieni, ma so mica che te piace. Ah, venito, da una banda la signora c'è da fuori, dai. Oh, signora, ricordate, tu sei in metro a destra, ne ha raccomandato che la vaga mia finita. E perché siamo tre, cosa succede? Aspetta la fontana. Ma spaventa! Ma che c'è fatto? Ma c'è che sotto una cassotta che sarà la vitella che andiamo in pesi? Guarda! Ma che i candini da borgo d'occhi! Mamma, a Mosè! Ma calma la mia ragazza, è lui che applica il pesi! Mamma, le sei qualcuno al trama, cerca da cattare un po' d'acqua! Ma che assumi una banca? Non ti manchi che mi c'è su? Agostino! Il levanti, che hai preso? Sì, è che il fu! Per mamma, hai una camera blindata? Che meraviglia, non sai che li banchi io trovo a perso niente, no? Papà, il telefono! Allora, più volte se ci riprendi per senza rossi? Pronti? Pronto? Per fare Italia? Ho perso la scommessa. No, avete sbagliato il numero. No, scusate, ma con chi parlo? Con la banca del Monte. Ah, siete voi? Si riprendi? Si riprendi, lui mi sta spiegando roba. Mi dà che tanto caffè il numero a Drossi che conta al bar Italia, ma gli sembra a finire. Se voi no, ma si deve il coraggio. La ripeta come mi ripeta. Cassini in bambì? Cassini in bambì? Consideratevi quell'altro. Mi dovete delle spiegazioni. E ringraziate la mia sbavrucchiale. Se non esco subito di casa a farmi una faccia di scappe. Si ricordi la sbavrucchiale? Sì, perché avete qualcosa da dire anche su quella? No, si riprende con forma e curiosità. Suonava il clarinetto? Cos'è? Dopo di io sono a suonare il clarinetto. Adesso questa camicia. No! Ma in tribunale! No, sì. Ho perso il cliente. Mamma, cosa che è? Oh, camminai in Santa Pia a biglietto di 50 metri, un bel tesoro, titoli, una parete con ali. Ma l'acqua? Non vivi da me perché non si ho. Mamma, ma cos'è? Avete trovato sui miei? C'è la sui osta mia, guarda la natura. Aia, sto buono, andassi su. Para tu.
fatto bella cosa, anche più sempre un caudè, eh? Ma è morto, non ti vendi io perché da qua! Tenta mano, aiuto! Ah, perché i superstiziosi dai da vita di Elisa particolare?
perché ogni tanto per me mi fa corda? Mi fa una domanda e devo rispondere. Sì, ma devo fare una domanda perché mi vengono in ragione a me e invece di avere a loro. Ma la clave? Te senti questi giù, eh? No. Cioè, ma cosa vuoi fare con più là? La regina Nunata, il gundanda via da che al prelievo non fa, è gundanda! Oh, me, non quasi me, voglio andare all'ospedale, oh, me. Dai, dai, strega le gambe e te fia, eh? Strega le gambe e te fia, dai! Ma no, te fia, ma sai più bene! Dai, dai! Te fia, no, te fia! No, ma la forza mia, bisogna infilare tutto prima! Dai! No, no, la cosa mia, dai. Delinquente. Mamma, cos'è? E va bene. A come? A forse a tua donna venga grazie, eh? Grazie. Anche i gatti neger, che mi sono colpitati anche a mordacci, no? E no, mordacci no! Mamma, accio! Voglio senza cura! Non ti prego! Voglio con la fuga, vedi? Si vuole, guarda che la mano, purtroppo là! No, prima sono lì che per non ti schiso mordacci! Ma dai! Sì, sì, va bene, mordacci nel sangue! Ma sei sicura? Ma sarà mio prossimo l'armine, eh? No, no, mi fio, mi fio. Dai, dai. Mi fio, da ospedale. Un po' presto vuol dire, dai. Che? Pronto, chi parla? Pronto? Chi parla? Il dottore, il professore? Sì, sono il professore, ditemi. Messiore, le droghe più te. Dovete venire subito, subito! E va bene, li punta su! Al padre, al padre! Ma a parte che io non sono medico, ditemi dove vi trovate! Ma alla banca nel monte! Alla banca nel monte! Ah. Si li prendi! Proprio! Ma di chi muove accusa ferro all'ospedale? Io sono a casa mia, per Dio! Come vedete, non sono il solo a sbagliare il numero. Ma accusa di intra, dì che prima se mia stacca bene la linea. Comunque si riprendi, però si sempre dentro in dal telefono. Ah, si sempre più seri i bambini. Spinal,
Buongiorno. Buongiorno. Senti, impiegato? No, sono il direttore. Oh, bravo allora, perché sai che sono io? Che chi dita che in fronte a cane fa il disegno per al cane? Provvederemo, signora, provvederemo. Ma sai che ne si impelma sti? Oh, anche auguri. No, non la rega, a subire in banca pregata davanti all'occolo del porno, ragazzi. Ah. Ma vuoi mia fatta rega? No. A me dà all'occolo? Signora, a me i loculi non mi fanno rega. Ma secondo noi i loculi, in due razzoli. Al cimitero. E invece no, gli è da là i loculi. Di là ci stanno i loculi? Sì. In clave testa, dire tu, in clave testa! Ma se no, fa capire al volo! Ma chi lo dice, signore? Ma mica fuma fa una bella rivita, dire tu! All'oculo, in banca, invece della cassetta sicurezza! Ma di clave testa, signore! Che disgrazia! E ho sbagliato tra l'oculo e la cassetta del povero Mortacci. E chi è il povero Mortacci? Ma non è il maretto del povero. Oh signora, ma in questa banca non ci stanno cassette intestate a Mortacci. E ma mica allora che mi giri? Allora tu... Chi meglio di me lo può sapere? Col tessere in che cos'è allora? Signora, lei il loco, cioè la cassetta, la tiene alla banca cremonese. E questa è la mia banca cremonese? No, questa è la banca del mondo. Oh, vecchia Robin. Gesù, ma signore. Signor Agostino, aveva fatto una bella vita. Ma ti spiace per questa banca a E cosa ne dovete fare? Ma vuol più tenuta pure dal freddo. Oh, per carità, non facciamolo morire di freddo. Grazie, Le bacio, le tiro la gavibata. Calmi la valenza. No, la bilancia non ce l'ho. Se mi fai rispese, mi ha chiesto una testa che mai era lei. Oh, oggi è cruso, già la 4 kg, eh. C'è in scambio di salute, ma... Ma dove ha sgravato vostra figlia? Da là! Guardate, nell'oculo! Sì, anche un po' all'oculo! Ma scusate un'informazione, ma questa è sempre la banca del monte! Sì, e voi si lo chi è? No, sono il direttore! Ma che combinazione! Piacere, Agostino Fossi! Piacere? Ma dite a Fossi, dite, ma perché avete portato vostra figlia a sgravare la banca del monte? Oh, insomma, la capitale l'idea era mia culo, ecco. Si era un che quando mi ripunta giù, Ah, anche voi siete passati davanti a una banca e avete detto, toh, adesso porto mia figlia a sgravare la banca del mondo. No, a bu, direttore. Ah, e voi siete passati di qua per portare la figlia a sgravare di là. L'idea era mia cola, la capitana, capisci? Mi madre, si era madre faccio un prelievo di casa e in due spalle prelievo casa. Alla banca del monte. Oh, finalmente ha capito. Sbrigata giù la parte contabile, si era madre da... Quale capitana cattiva? Certo, un gatto nero. No! Voi, direi in coscienza, sarà su passare? No, certo, no. Ecco perché non lo scattavo che... Oh, avete un cachet, un'aspirina? No, io. Attiverò, all'atto in pulva, e dato che ragionier che le stazze gentili, ho tolto anche da fare colazione. Dopo quello da giù in franca a destra. Senta, giovanotto, senta. Me lo vuol fare un favore? Ci voglio. Non mi chiami più ragioniere. Perché allora, mia ragioniere? No, sono dottore in legge. Oh, ma che cazzo. Benito, al furnello, è tolto il furnello. Che furnello? Di chi va là? In due furnibuoi era là, cretino. Bisognerà al furnello.
Certo, sa che me non puoi occuparti, su mia desi, ma avrei. Non sono mia, per piacere. No, ne ho altre 50.000. Ma porti del resto, eh? Sì, guardi, tenga e mi porti il resto in cachè, in aspirina. Ma se lo sapete. Tu manca più ce l'ho. Dire tu, posso offrire? No, grazie, io al mattino prendo solo caffè. No, ma si sa con di me. Per carità, ci mancherebbe. Che? Ma allora lo fa conoscere. Amore. Il direttore? Sì. Bene. Io sono il rimbambito di stanotte. Il rimbambito di stanotte. Ora me lo dovete ripetere in faccia. Ma che cosa vi devo ripetere? Che sono un rimbambito. Ma ve lo devo ripetere per forza. Se siete un uomo, sì. Siete un rimbambito. Ecco, questo volevo sentirvi dire. Contento voi. Adesso mi darete soddisfazione in tribunale. In tribunale? Ma perché? Perché? Perché mi avete chiamato rimbambito. Ma me l'avete chiesto voi. Oh, avete un'aspirina, per favore? Aspirina? Ma qui tra poco mi vedrete comparire con la carta bollata. Ingiuria e diffamazione. Aspirina. Che 35 la franda aspirina. Oh, quella madonna veramente. Ecco, fuori da dare 200 franchi a Dresda. Sì, con comodo. Io ho detto a fare una sione, sì. Anche allora. No, grazie. Buona stai capendo. Dov'è il tabaccaio? Giù, girato l'angolo. Quello che manca si vedrà. Ecco.
prima al gara contro la, e dopo se è il caso, la fiducia l'ho. Preso un ordine tu. Non volete essere duri in legge? Ecco, allora, qual è il reato che ho fatto? La rapina vi basta? La rapina? E te mi estrarre. Oh, se loro per farli inventare, è donna banca anche a me, ma loro dirà che è andata la banca che è da ferragnino. Quindi, niente rapina, e men che meno a mano armata. Perché beh, l'unica roba che comandrebbe è che? A martello, a cacciaviti e a natale. Innanzitutto ci sta l'effrazione. No, no, io non ho effratto niente. Perché beh, la porta blindata è stata aperta per dentro. E se te la già bruciava, hai neanche al sprint. Quindi, ho mio droit, piedi di corpo, esplosivi e un dinamite che da resto a gognacchi a dentro. Sai cosa era da fare? Allora da licenziare fa più grande avanti, che sarà solamente una cliente. E prega il signore che la vengono a mordarci la denuncia mia per sequestro di persona. Allora ci sta l'invasione di domicilio. Non siete fuori strada, direttore. Beh, un mio invaso. Me non sono servito al boom edilizio. Oh, pensa un po'. Adesso sta a vedere che la colpa è del boom edilizio. Sì, signore. Perché si mi è preoccupato di cimentare il camminamento che gira sul terra tra tutto il paese. E me diverti andare sul terra con tutta la mia famiglia. E pensi che sia mia una sola legge che mi fa da mia, eh? Dire tu, me l'ho certificato povertà. Quindi mi appello al decreto luogo tenenziale del 12 maggio 1950, approvato in Parlamento il 15 giugno 1951, e mi accampo in un luogo disabitato. Questo non è un luogo disabitato, questa è una banca. Una banca pesta dalla strada, ma per bocca lenta su terra, questa è una camera disabitata. Dire tu, me l'ho certificata senza tetto e la ragazza che ha vinto te. Me sono in una butta di ferro. Insomma, vi devo delle scuse. No, penso avrei scusi, no. Però per adesso da ringraziare il gatto. Ah, perché se non ci fosse stato il gatto, cosa sarebbe successo? Che stamattina sarà soccattato con qua 500 o 600 milioni almeno, eh? Allora lo ammettete? Davanti a voi? Sì? Ah. Sì, sì, ma sì, davanti a me o davanti a un altro, che importanza ha? Eppure voi? Voi non ce l'avete la faccia del delinquente? Infatti gliela do. Almeno a stella l'inventura, eh? Beh, allora, non vi vergognate. D'accordo. Vado ad andare in giro a rapinare banche. Che cos'è la buona banca, dire tu? La banca la gandò, via la faccia. La banca è un'astrazione. Tutta lì, insomma, buon inizio, rivoluzione. Dire tu, rubai in banca, le mie, mica mangia i mani in garofano che passa per strada. Amico, senta, guardi che il comandamento e la legge non dicono di non rubare ai passanti, ma alla banca sì. Dicono di non rubare e basta. Se vada che lei è un'altra estrazione, dire tu. Perché quando ha fatto il comandamento, i banchi gli era mia. Però vado, di robi. I robi importanti in lavetta, li capita per far robi da poco. Ecco, in dato caso che? Andiamo. E l'onda resta ringraziato. A parte il fatto che ha avuto un da conosco, ecco. Il piacere è tutto vostro. No, 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 il piacere è reciproco. E vedo che poco dimostrerò. Ho no, capito un bel direttore, me a fo l'inventore. Adesso ascolta, eh? Quanta gente con la testa fede l'è morta senza dare all'umanità valuta a noi. Guarda, sono mia quanti. Me l'ha fa messo per niente. E voi da parlo, a sia appena il direttore banca. E poi di lì, mia da gran banca, eh? Però, nuvata tre in compagnia, tre, e il terzo chi è? Il clarinetto a pedale è l'Agostino Fossi. Il clarinetto a pedale. Dire tu dove lo fate? Tocca a tu che voi abbiate invitato la vostra padre alla vocazione da suonare clarinetto. Ma no, mio padre, buon'anima, faceva il notario. No, lei ne sei, dire tu. Allora, la vostra padre assunava clarinetto. Io ho già detto che faceva il notario. Direttore, avresti prestato vostro padre per fare l'esempio o no? No! Beh, senza vostro padre l'esempio posso io fare. E va bene, prendetevi mio padre, prendetevi l'orologio,
prendetevi il portafoglio! Anzi, mi metto con le mani in alto e prendete quello che volete! No, no, lo dire tu lo cammino da un fondo, eh? Lui fa solo me un esempio! Insomma, ma per fare un esempio, ma ci vuole proprio mio padre! Il padre di un altro, non va bene? E chi? Che ne so, uno deve fare un esempio e dice, prendiamo un padre! No, dire tu, me l'esempio cosa fai sul serio? Oh. Va bene, allora prendetevi mio padre. Oh! Dopo che ho due eh? Allora, dunque, voi abitate a vostro padre, ma tutto ciò fa su un'altra, tanto lei sarà a casa mia, l'uomo, il finicorno, il flauto, qualsiasi strumento. Sì, sì, va bene, ma ascoltate, mi volete dire dove mi volete portare insieme a mio padre? Asma propria! L'asma bronchiale. Oh, la Madonna! No, dire tu, va bene. Un l'asma bronchiale ha spesso un'altra, eh? No. E allora, ve cosa fa? Suonerò la chitarra. No, no. La vocazione per un'altra lei è tan grossa che non mi niente, no. E allora? Allora mi sparo. Come vero il Dio, mi sparo. Ma no, dire tu, andai a te, clarinetto, d'Agostino, fossi. Dire tu non vai a tre. Mentre ti astina attacchi da lungola l'aria compressa e con un'idrumatura a pressione. Sentite, ma io cosa devo fare? Il suonatore di clarinetto o il cacciatore subacqueo? No, no, al suonatore. Fa da mia spiritura, dire tu, che il suo pulmone e masti fa gli copi, eh? Allora, a pedal la farà l'aria necessaria. E se voi in barba l'asma bronchiale, a pudrisse un'altra rete, è la vostra più se grossa aspirazione. Ma capì? Sì, 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 ho capito, ma io che cosa c'entro? Addirittura componi la finanziaria, ha sbattuto in società. Me l'idea e lo so. Oh, venga, leggi bene chi so. Da un momento dire tu, lo leggi tu. Cosa che è, socio? Prima di farvi venire questa bella idea, avete consultato le statistiche? Avete fatto un sondaggio su quanti asmatici tengono la vocazione per suonare il clarinetto? O parla qualsiasi altro strumento a fiare, eh? Se volete un po' di statistiche. Le statistiche è più stupidari che poi lo sa che loro, no? La flora col che mangia un pulaster, col che invece la mangia mia, e per la statistica la mangia me proprio. Al farle dire tu che loro è mia, capì? Allora... Ma tu, che ti sbatti, a Gassini a voi. Ti stanno tutti bene. Però devi, i suonatori, va il mio sistema e per sparare il polmone, no? Uno. E voi volete rischiare di rivoluzionare il mondo musicale? Ma guardate che da che mondo è mondo, il clarinetto è sempre stato suonato a bocca, a fiato. Con voi direttore non fai niente, un bruelli capisci che più se fa simpatico voglio sentire a Fossi, io il vostro clarinetto non ve lo voglio finanziare, va bene? Anzi, sapete che vi dico? Che mi fa schifo, e adesso andiamo a concludere questo affare nell'unico modo possibile. Dire tu ah, guarda che bel pite! E mi plevi! Non me l'hai mangiato dal soprabito! No, signore, il soprabito di cashmere! Vuole l'istesa, famiglia niente! Allora guarda, male bene! Al pancci si bambè! Sanno che mi invidia? Tanto che ne si in banca! Lui come sta fatta a fare? No, no, signore, andiamo piano con le parentele! Qui prima bisogna stabilire dei fatti ben precisi! Ma dire tu, fenomeno di misericordia, colpite in che le nasci senza padre! Come senza padre? Signora, un bambino non nasce senza un padre, non nasce unilateralmente. Un concorso, dico, ci vorrà pure. Che sai? Cos'è che non sapevo? Ma che per mica più tu gliela fa il concorso? Ma che le mie bella basta? Insomma, sentite, cosa volete dire? Che vostra figlia non è sposata? Insomma, parlate chiaro per Dio. Io vengo in banca, mi trovo una famiglia accampata, un bucato steso, un neonato, un loculo. Io qua
Non ci capisco più niente. Ma dire tu, rebel cusche che è salvato. Eppure io sono vero, vuoi con ciò? Ancora? Ma che disgrazia grossa, beh, dire tu. Sono vedovo da 15 anni. Oh, oh, ma signorina Giuliana. Dottore. Ma dottore, no. Ma cosa fa lei qua, in mezzo a questa compagnia di pazzi? Questa è la mia famiglia. La tua famiglia? Questa? Il bambino? Sì, è nato qui. È nato qui? Oh, oh, ma che pensiero gentile, nella mia banca. Ma questo mi autorizza a pensare che la mia proposta sia stata tenuta almeno in buona considerazione. Non fosse, non so se la signorina Giuliana le abbia parlato di me in questi giorni. Ogni giorno, tu! Sì, sì. Lei è la mamma. Oh, non fosse, ma io non lo sapevo, non potevo immaginare. Ma stando così le cose, cambia tutto. Ritorno all'odio, tu. Basta che la signorina Giuliana faccia un cenno. Un breve cenno e io sarò lieto di mettermi ai suoi piedi. Giuliana, tesoro. Giuliana, cerca da brisare la baracca. Signora, ho 50 anni, ma non sono da buttar via. E ho anche una buona posizione. Ma quello che più conta è che il mio cuore è come una spugna asciutta. E altro aspetta che un getto d'acqua. E a proposito, che hai cambiato i tempi? Per rilassarsi e per trasformare quell'acqua in un fiume di affetto. Quell'acqua si chiama Giuliano. Oh, la domanda sogna, ma qui fuori ho la mia macchina. Permettetemi di offrirvi la mia assistenza, la mia casa, il mio nome. Anche a te il mio nome! Grazie! Ma dove lo prendi lì, sono tu! Nomi del cuore! Mordacci! Al mondo è minata, rubite te! Papà, ho il biglietto? No, non ammetto che mo' poco a dire tu! Beh, cerca da far da un posto in bagno anche a far me, eh! Il signore, lei ormai si è messo un po' di robe, eh! Mario Corporati. Sì. Ma scusate,
ma vostra moglie si chiamava per caso Consuelo? Sì, e perché? Perché? Ma perché allora siamo parenti? Io ho sposato la figlia della cugina della cognata di vostra nipote. Ma allora siamo parenti! Veramente mi avete dato del rimbambito, veramente. Ma trattandosi di parenti, bene, insomma, tutto si sistema. Allora l'avevo chiesto da poco? Intanto cercheremo di far prendere le forze alla signorina Giulia. Nel frattempo voi e la vostra famiglia vi sistemerete a casa mia. E quando sarà il momento, e per momento intendo 15 o 20 giorni, un mese al massimo, annunceremo il nostro matrimonio. Naturalmente, ripensa anche a mia moglie, a mia padre, a mia figlia. Oh, certo, ma certo, Anfossi, la mia vita è vuota e io cerco di riempirla, di darle un senso. Da oggi i vostri cari non dovranno preoccuparsi più di nulla. E neanche voi, naturalmente. No, metti da là sono stato. No, per carità, stabiliremo... 250.000? Come avete detto? No, dici 250.000 franchi, è disposto da lì? 250.000 di stipendio? Beh, ma scherziamo, ma molto di più! No, me sono mia tre parlare a stipendi, me sono tre parlare a prestiti. La mia da, non fa quanto che porti tre. Ma Anfossi, io vi sto offrendo una sistemazione definitiva. No, me la vuoi mia la sistemazione che ho vivo, me vuoi una sistemazione questa cosa che devi me. E metto un clavino che un bella fatti più fino al centesimo e 250 me la fra, era basta per fare un prototipo che c'era. E dai con sto prototipo. Dire tu, ma l'avresti insomma tranne volta a scappò me, ah? Perché insomma, ma se non fate sto benedetto clarinetto a pedale, cosa succede? Casca il mondo? No! Dire tu, però, a casti me, e con stessa per quanto è più sagrale, Non capisco, ma guardate che la sistemazione che vi offro io è consona alle vostre attitudini di inventore. Insomma, le cose utili da inventare a questo mondo sono mille. Vabbè, lascia stare. La gomma la fa pensare anche a troppi. E dove andate? Vi. Vabbè, raggiungete la vostra famiglia a casa mia. A casa vostra? Che parola dire tu non scappo me? Me a casua, ma ti neanche me! No, Anfossi, voi volete la mia distruzione! Ma no, direttore! Allora, no, non ho capito, anche se questa spiegata, no, è capire me, Perché? Sono scemo? No, ma fin per carità, direttore, non è una persona, buon, generosa, leale, me sono convinto che mi fiora la catarampare un giorno, oltre che pare. Al fatto lei, direttore, che... al vostro metter le giostre al misura 100 centimetri e invece in elettrica almeno sulla meno 90. Guarda dire tu lo per me, capito? Perché me sono più per caso, perché mi la bella capita lo che me sono mia in lara. Me però ho riprovato a fare qualcosa come a mettere tutto il vostro di 100 centimetri, ma al vesco dalla scoperta no, di la faccenda che lui ti poteva andarli o che venga a cavare a Roma in banca o se no dalle fin per gioco. E invece no, si crea un'altra situazione. La bega, la vedva e in ultimo. Guarda direttore, mi ho tentato da mettere a posto la mia famiglia con le mie forze e invece di stare a mandare anche la soddisfazione perché la mia famiglia ha lavato a posto. E quando dico la mia famiglia, me ma sbatti mia dentro. Perché me quel buon da fare con le mie mani, avrò trovato a farla. Se no sono un strazzo. E me senza clarinetto penale, sono non morto. E me dessi 250 mila franchi, e io in mia. Ebbene, sono disposto a darle. No, adesso è tardi. No, adesso per Dio vi obbligo a prenderle. Va bene. Sulla me perché lì c'è, E la seconda che prendo. No, non è affare mio questo. E allora una sovvenzione? No, neanche meno, io non posso sovvenzionare una cosa nella quale non credo. Invece mi dire tu una cosa credere. Affari vostri. Non posso, ma dove andare? Via!
Ma di lì? Sì, da che sono e da che vo? Ma qui c'è la porta aperta qui! Dire tu vuol vedere il soldo prima, ma mi piace sempre contare! Ma e quanto tempo pensate di stare lì sotto? Chi è che lo sa? Sapirò! Non forse, per favore, non fate l'originale, tornate indietro! Ah, dire tu! Ma magari! Sei sadica il vostro zio Labiro, posi gnida? Non volete che mi interessi Labiro? La sera, dire tu, l'è utile! Anfossi! Anfossi, tornate indietro! Ma smangavi che era il gattega!